tutti, oggi sono qua per fare insieme a voi un unboxing molto speciale perché è appena arrivata una Kawaii Box. Era un sacco che non ricevevo una box del genere, quindi tutta carina e pucciosa e sono molto curiosa di aprirla. Per chi non fosse familiare con la Kawaii Box, è una scatola a cadenza mensile che contiene all'interno dei prodotti, dei gadget di cancelleria, pupazzi, gadget e quant'altro ispirati al Giappone. Vengono da Cina, Corea, Giappone, insomma c'è un bel mix. Ogni mese ovviamente il contenuto della box cambia, le spese di spedizione per l'Italia sono gratuite e non ricordo bene quanto costi in questo momento, quindi troverete tutte le altre informazioni qua sotto in descrizione. Sono curiosissima di aprire questa box perché l'ultimo unboxing è stato molto deludente e dovrebbero aver cambiato qualche cosa nel servizio, nell'assortimento di oggetti, insomma, quindi voglio scoprirli. Ma vogliamo parlare di Charlie che nel frattempo dorme qua di fianco a me? Che tenero. Ta-da! Ovviamente è tutto coperto, quindi non si vede nulla. Oddio, vedo qualcosa di morbidoso e colorato, che bello! Visto che è la prima cosa in cima, direi di aprirla su. No! Carino, io li adoro. Adesso ve lo apro e poi vi faccio vedere. Guardate che carino, è super morbidoso, è in uno di quei tessuti morbidissimi tipo peluche ed è praticamente una foca cicciona. Io adoro questi personaggi così in stile diciamo chibi, molto, molto carini e pucciosetti, li adoro. Poi ha delle stelline qua sopra, è color pastello, insomma è bellissimo. Ci sono poi delle spillette che penso siano per i capelli, anche se molto probabilmente io le userò per decorare l'agenda o pacchettini vari, e sono molto carine perché hanno tipo delle bibite, cioè l'acqua, la banana, cioè una bevanda alla banana, la limonata, insomma sono carine. C'è poi un sacchettino misterioso perché è scritto tutto in giapponese, non riesco a capire che cosa possa contenere, ma dalle immagini, i colori e quant'altro penso proprio che sia un sacchetto di caramelle, insomma guardate che carino, penso sia una giraffa che mangia una mela o è una zucca forse. È molto criptico questo pacchetto. Di solito all'interno della box c'è sempre una cartolina con elencati tutti i prodotti contenenti. Sicuramente sarà andata a finire sotto, quindi questo lo lasciamo per ultimo così scopriamo che cos'è e magari lo assaggiamo. O meglio, io lo assaggio e vi dico che cos'è. Vabbè, andando avanti, c'è un quadernino con un personaggio di nuovo in stile chibi ispirato a Super Mario. Guardate che carino, bellissimo. Tra l'altro il quaderno è rivestito con una copertina, si chiama così, una copertura comunque trasparente, matte. E lo sfondo del quadernino è Tiffany. È leggermente stropicciato sul davanti e il contenuto è a mo' di dia. Si apre un sacco! Adoro i quaderni o le agende che si aprono così tanto perché è molto più facile scrivere all'interno. Comunque è semplice con le righe e in alto c'è lo spazio per inserire la data. No, è bellissima. Questa probabilmente è la cosa più bella fino adesso. Guardate che carino! Guardate qua quanto è bello. Io amo tantissimo questi personaggi super ciccioni, un po' stilizzati. Non lo so, mi piacciono tanto e anche questo è più morbido del peluche di prima. Cioè questo rimane al tatto un po' più ruvido, questo invece è morbidissimo, veramente stupendo. Praticamente è un semplice sacchetto in cui poter mettere, diciamo, qualsiasi cosa. È veramente carinissimo. Il prossimo oggetto penso sia proprio una penna, visto che è tutta in plastica, e praticamente come tappo ha uno scarponcino con la faccia di un orsetto, veramente molto carina. Tra l'altro la penna ha la punta finissima, non si vedrà mai, però io amo le penne così molto fine, è anche molto lunga, o sembra a me. Non so, mi sembra veramente lunghissima, però è molto carina. Ho un sacco di penne di questo genere, però non lo so, sembra simpatica. Cosa ho appena visto? No, vabbè, ve la faccio vedere dopo. Ci sono poi degli adesivi, questi c'erano anche in altre box che ho aperto. A me sinceramente non fanno impazzire, sono praticamente degli adesivi in 3D a mo' di gioiello e servono per decorare il cellulare, l'agenda, delle lettere e quant'altro. Io infatti le uso principalmente sui pacchetti, sulle lettere regalo. Sono un po' pacchiani, secondo me non mi piacciono più di tanto, però un modo per usarli lo si trova sempre. La cosa per cui ho detto wow che bello è praticamente l'ultimo oggetto.
sì, dopodiché ci sono solo le cartoline. L'ultimo oggetto della box, che è questo set di stickers di Gudetama. Allora, voi forse non mi conoscete tantissimo, forse è il primo video che state guardando mio, ma io ho una fissazione per Gudetama. Lo adoro, è uno dei miei personaggi, se non il mio personaggio preferito della Sanrio, veramente è stupendo, come si fa a non adorarlo? Sono stupendi questi adesivi, tra l'altro non sono in 3D, sono veramente molto molto sottili e secondo me sono trasparenti perché si intravede un po' il disegno della confezione sotto, comunque sono veramente stupendi. Come vi dicevo, la box è vuota, sono rimaste soltanto le cartoline, quindi direi di andare a controllare cos'è il sacchettino misterioso. Ho svelato il mistero, sono delle caramelle come sospettavo, però hanno un gusto particolare perché sanno di frutta e verdura anche, cioè della carota e non mi ricordo cosa. A vederlo dalla confezione sembra in realtà una zucca questa, ma non credo di aver letto zucca, quindi non lo so. Comunque dovrebbero essere diversi gusti e queste sono delle caramelle al gusto soda. A me piacciono tantissimo perché sono leggermente frizzanti, quindi assaggiamo. Direi di assaggiarne una a caso, la prima che viene fuori. Hanno una forma semplicissima così circolare. Buonissimo. Non è frizzante ma ricorda il gusto della soda e quella che ho beccato io era il gusto uva, che è il mio gusto preferito quando si tratta di questo genere di caramelle, quindi ho avuto anche fortuna. Comunque sono veramente molto buone, si sciolgono secondo me troppo in fretta, troppo velocemente, però sono veramente molto carine, sono carine, più che altro sono buone. Questo era quindi il contenuto della Kawaii Box. All'interno c'erano 8 oggetti, di cui un dolcetto. Direi che sono molto soddisfatta perché effettivamente, rispetto alle altre volte, sono tutti oggetti diversi che non ho mai visto in altre box, a parte questi patacconi qua che ci sono sempre, non so per quale motivo, e sono innamorata quasi di tutto quello che c'è all'interno, quindi sono veramente molto molto contenta. Fatemi sapere, mi raccomando, qua sotto nei commenti qual è l'oggetto che vi è piaciuto di più. Io sono molto indecisa fra il sacchetto peluscioso e gli stickers di Gudetama. E come in tutti gli unboxing della Kawaii Box, avete l'opportunità di vincere una box tutta vostra. Per partecipare a questo giveaway le regole sono semplicissime, vi basterà cliccare il link che trovate qua sotto in descrizione. Mi raccomando, l'unica cosa che vi chiedo è di inserire una email che controllate, un'email valida, perché poi al termine del concorso sarò io a contattare il vincitore tramite l'email che inserirete. Una volta effettuato l'accesso tramite email, vi basterà spuntare una delle varie opzioni, quindi essere iscritti al mio canale, seguirmi su altri social, seguire i social della Kawaii Box e così via, abbastanza intuitivo. E questo era tutto, spero vivamente che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!